Un saluto a tutti da iPhone Assist, anche da Alexia. Buongiorno, ho cambiato nome oggi. Buongiorno, buonasera. Alessia, scusi, l'abbiamo Modificato. inglesizzato. Dunque, siamo davanti a una scheda madre di un iPhone 4. Alessia, sa qual è il problema di questo iPhone 4? O meglio, il problema è che è rimasto, perché ce n'erano anche altri, ma Sicuramente. li ho già risolti. Ecco, non prenderà. Non funziona la fotocamera Ah, per fare ecco. la videochiamata. No, questo Nel no. gergo si dice FaceTime, quindi la fotocamera frontale non funziona. Allora, la fotocamera frontale può non funzionare perché è rotta, è da sostituire, ma può succedere anche che il difetto sia dovuto a quello che stiamo qui inquadrando. Questo qui vedete, qui sopra ci deve essere una resistenza. E se non c'è, quando si fa il cambio, no, tra la fotocamera posteriore e quella frontale, non avviene e rimane l'obiettivo chiuso, e anzi va proprio in blocco il sistema. Quindi poi bisognerebbe riavviare, resettare per poter almeno far funzionare la fotocamera posteriore. Quindi in alcuni casi il difetto può essere dovuto a questa parte qui mancante. Adesso io andrò a saldare e avrò risolto il problema in questione. Altro problema che aveva questo iPhone, anzi altri problemi ne aveva, perché prima di noi qualche tecnico ha messo mano e invece di riparare ha fatto il rovescio, ha fatto qualche danno. Succede comunque. Allora, questo qui lo faremo con l'aria calda. Adesso io preparerò prima queste due piste per bene, metterò il flussante. Metteremo la resistenza ad hoc presa da un iPhone. Noi compriamo degli iPhone rotti che utilizziamo per risanare quelli che sono meno rotti, quindi completamente guasti. Questo lo dico perché molti clienti ci chiedono: ma non è che vendi la resistenza, non è che vendi i condensatori? No, non li vendiamo perché noi acquistiamo in blocco dei telefoni con dei difetti dichiarati e poi li usiamo come donatori. Sono donatori sani per altri cellulari da riparare. Quindi non è in vendita né condensatori, né bobine, né nulla di nulla. Potete anche voi fare come noi, cioè comprate qualcosa di rotto. Per le bobine magari si trovano anche in giro, basta mettere coil, il corrispondente in inglese, no? iPhone 4 coil oppure blue coil, perché la bobina è colorata di blu, e troverete questo articolo, ve lo comprate. Invece per quanto riguarda i condensatori e tutto il resto è un po' più difficile trovarli. Allora, andiamo a preparare le due piste. Questo ve lo posso far vedere, poi lo salderò a aria calda questa resistenza, e dopodiché il problema della non apertura della fotocamera frontale dovrebbe essere risolto. Un po' di flussante, quindi ci vuole poi il saldatore quello giusto. Ve l'ho già spiegato che la punta deve essere questa, ve la faccio vedere. Eccola qui, vedete come è attagliata, perché per fare le piste la trovo migliore questa qui. Ti stanno scrivendo, sai? Ho sentito un bla. Hai aperto Sicuramente. Facebook, forse? Il nostro Facebook? No, sto rispondendo a delle mail. Vabbè, qualcuno ci sta facebookando. Io ho risposto a delle mail. Ma immagino, però ho sentito il classico suono di Facebook. Allora, andiamo a ricreare le piste. Sto al rovescio, però lo faccio uguale, anzi facciamolo guardando all'interno della videocamera. È un po' più complicato, ma ci riusciamo uguale. Allora, forse è meglio che mi metto così. Allora, vediamo un po' di inquadrarlo ugualmente. Se si mette a fuoco, non lo so, è tutta una questione di fuoco. Ok, lo guarderete nella sua piccolezza. Allora, sto saldando questa scheda madre, scansiamo la lampada. Eccola qui. Questa è la dimensione reale, prima l'avevate ingrandita, no? E in questo punto qui sono i due dentini, o meglio, è lì che manca la resistenza. Rimettiamo ancora un po' di flussante,
preparo le piste con un po' di stagno e poi andiamo con la saldatura ad aria calda. Allora, pulsante. Ok. Stagno, eccolo qui. Puliamo la punta del saldatore, è cascato un tappo, tanti auguri. Allora, andiamo a mettere lo stagno. Vediamo com'è venuto. Mi devo guardare con la lentina per capire meglio. A occhio nudo non è facile vedere cose così piccole. Rimettiamo la lentina e guardiamo che cosa abbiamo ottenuto. Eccoci qua. Si mette a fuoco? Vediamo, Entriamo dentro, ancora più dentro. Ecco qui, si è messo a fuoco. Si può fare di meglio. Preparo ancora quindi le due piste. Ecco qua, abbiamo preparato le due piste. Vuoi venire a sciare, Alessia? Non so piste da sci, però comunque ecco. Sai, siccome quando penso a Stefano che gli piace tanto sciare, sì, appena che dico pista pensa a lui. Allora, eccole qui, ve le faccio vedere. Sono queste due, una e due. Sono molto piccole, adesso sono ingrandite, sembra che sa come sono grandi. Metterò adesso qui la resistenza che manca e dovremo aver risolto questo piccolo problema della fotocamera frontale che serve a fare FaceTime. Andiamo a prendere la nostra raccolta di iPhone morti, questa resistenza, e la trasferiremo qui con una mediante saldatura di precisione ad aria calda. Se qualcuno volesse sapere il prezzo dell'eventuale saldatura da parte dei Phonastis, sempre 85 euro. È un prezzo fisso, mi sembra anche equo, adeguato, oppure in fai da te. La procedura è questa che sto facendo io: preparate le piste, mettete sopra la resistenza che è molto piccola e poi la saldate con dell'aria calda. Attenzione, aria calda significa saldatrice ad aria calda, non, che ne so, qualcosa di molto diverso. Non serve una pistola termica, non ce la fate, Abbiamo eseguito la saldatura ad aria calda, è stata contenta Alessia che le ho mandato un po' di calore. No, ma no, adesso in questi giorni si sta bene, Sì, sì. A parte il tempo strano, piove, sole, non so da voi, ma qui a Roma in un giorno... Mattina piove e pomeriggio c'è il sole. Sì, ma anzi pure 3-4 volte il cambio, piove, poi esce il sole, poi piove, poi riesce il sole, va. Vabbè, non ci possiamo lamentare, in altri posti è ancora peggio. Ah, come vedete la resistenza l'ho saldata, ecco qua, questa cosetta piccola qui, su queste due piste, è la resistenza. Sempre per i signori che usano il fai da te si fa la prova. La prova è che ci deve essere continuità. Ho il tester già pronto, se sentirete il beep, beep, vuol dire che ho fatto bene. Vado a fare la prova. Allora, mettete un puntale da un lato, un puntale dall'altra. Sentiamo. Non bippa più. Ho fatto liscio. Sentiamo. Eccolo qua, bippa. Quindi vuol dire che la saldatura è stata fatta a regola d'arte e quindi dovremmo aver risolto il problema. Dico dovremmo perché c'è sempre lo 0,001% che si chiama sfiga o sfortuna, e allora dovremmo rieseguire una nuova saldatura. Allora, questo telefono, dicevo, non aveva solo questo difetto, il signore che ci ha autorizzati a fare queste operazioni lo sa, c'era anche un difetto qui di questo chip di ricarica USB, ve lo indico, è questo qua sotto, e poi c'era anche un difetto del connettore della batteria. Adesso è nuovo di zecca, ma quello che c'era prima era tranciato completamente, tutta questa parte qui mancava, da qui fino a qua giù, per cui non poteva alimentare in modo corretto l'iPhone 4. Abbiamo risaldato il connettore della batteria, abbiamo già messo un video di come si salda il connettore della batteria ad aria calda, non c'è bisogno che ne metto un altro,
E adesso lo rimontiamo e vediamo se abbiamo risolto la questione di FaceTime, fotocamera frontale. Allora, eccolo qua, l'abbiamo rimontato. Alessia, è pronto. Vediamo, speriamo pronto, che la saldatura e tutto il resto sia andata bene. Clicchiamo sulla fotocamera. Questa qui è la fotocamera posteriore. Infatti, se metto la mano, vedete, non funziona. Quella che non funzionava era la fotocamera anteriore per il FaceTime. Facciamo il cambio. Vediamo se funziona. Sì, eccoci qua, funziona. Quindi abbiamo risolto questa problematica del nostro cliente. E penso che vada anche in ripresa video, tranquillamente, vediamo. Sì, cambiamo, mettiamo quella anteriore. Si apre anche in questa modalità. Benissimo, allora mi sembra che questa questione è risolta. Questo telefono aveva diversi problemi, abbiamo rimesso a posto il tutto. Adesso sincronizzeremo la data e l'ora perché non è il 1° gennaio. Comunque buon anno a tutti. E grazie a tutti voi da iPhone Assist. Abbiamo mostrato come si può risolvere il problema della fotocamera anteriore. Non in tutti i casi il problema è questo. Diciamo che 70% bisogna cambiare la fotocamera. Un 30% potrebbe essere quella resistenza che manca e quindi va sostituita. Grazie a tutti voi da iPhone Assist e dalla signora Alessia. Ha parlato, è lei. È di poche parole Alessia, quindi già che ha detto Alessia. Vabbè. Un saluto a tutti.